Salve a tutti signori, oggi siamo qui perché voglio mostrarvi innanzitutto il mio nuovo studio, se così vogliamo definirlo, e darvi qualche novità su quello che voglio fare in futuro. Innanzitutto, qui dentro c'è l'eco, penso che l'abbiano notato tutti e penso che abbiano notato tutti che ho qualche problemino con la mia nuova videocamera o fotocamera, insomma, che fa i video, che è la G7 che sta lì, che in questo momento ha un filtro polarizzato davanti e non riesco a capire dove minchia sia il centro dell'obiettivo. Sì, ogni tanto ha dei problemi di messa a fuoco, purtroppo non è la 5100, signori, come vi ho detto l'ho venduta in favore di questa che mi è stata offerta a un buonissimo prezzo, quindi non potevo di certo rifiutare. Tra l'altro avete visto questo armadio o scarpiera che c'è qui dietro, chiamatela come vi pare, risulta sempre storta, o perlomeno poco storta, ma comunque storta, e questo non capisco proprio perché tutto è in piano, il treppiede in bolla, la macchina è in piano, io sono in piano e non so per quale diavolo di motivo risulta storta. Vi mostro un po' cosa c'è qui dentro. In realtà sono qua fermo, voi state solo guardando dei video preregistrati. Qui c'è una morbida poltrona. Qui c'è un poco morbido armadio. Qui c'è una stufetta, ma fra un po' non servirà più a una sega. Qui è dove volevo mettere il green screen, ma poi ho lasciato perdere. In realtà serve solo per attutire l'eco. E questa qui è una bellissima scrivania dove appoggio le quattro cagate che uso qui. Questa è la scarpiera famosissima con due o tre merdate. Metterò altre robe di Overwatch, non vedo l'ora che arrivino i pupazzi da AliExpress. E questa, per finire bene, è quello che ho messo sull'angolino. Ah, giusto, c'è anche questo comodinetto della minchia. Ma non è solo questa le novità che volevo dare. Ho maturato una idea, una scelta. Sapete, io ho un secondo canale e sul mio primo canale non posso portare contenuti di continuo perché non esce sempre roba interessante, perché non ho sempre idee, perché non ho sempre da recensire, eccetera. Quindi pensavo di riempire un po' anche il secondo canale. Lo sapete, sopra ci sono tutte le mie vecchie cazzate, ma sarebbe ora di aggiungerne di nuove. Così ho fatto un esperimento qualche giorno fa e ho caricato un gameplay di Mario Kart. Mi sono abbastanza divertito a farlo e immagino che chi mi apprezza come anche intrattenitore apprezzerà sicuramente anche i miei brevi gameplay che metterò lì. Sì, è un mondo nuovo per me e c'è tantissimo da migliorare, però mi consente di portare molto più video, quindi magari se siete in astinenza di Alex Geroli potete andare comodamente sul mio secondo canale e probabilmente trovare anche lì qualche video in più. Io gioco a parecchi giochi per PC, ovviamente sono un PC Master Race, come si dice, non gioco a nessuna console, ho emulato la Wii U da poco, dove ho fatto anche il tutorial, e quindi lì ci sono un sacco di giochi di Mario spassosi. Pensavo come prima serie appunto di finire Mario Kart, anche perché è uno spasso terribile. Poi come persona io gioco anche da poco ad Osu Mania, ad Overwatch da un bel po' quello, ma il mio gioco principale è sempre stato Battlefield. Se volessi organizzare un torneo con altri a cui interessa, io l'ho già fatto un sacco di volte in passato e sarebbe Cube 2, perché anche lì me la cavo abbastanza bene e sarebbe super spassoso giocare lì. Infatti sul secondo canale trovate alcuni gameplay dove faccio un anno così a della gente che prova a sfidarmi. Beh, se siete rimasti qui fino ad adesso vuol dire che effettivamente un intrattenitore decente lo sono. Certo, altre novità che posso dirvi in futuro, purtroppo io sinceramente di recensire non è che abbia tantissima voglia al momento. Poi quando finirò la scuola e penso che andrò direttamente a lavorare, figuratevi quanto tempo avrò per dedicarmi al canale, quindi di sicuro non alle recensioni, perché occupano un bel po' di tempo per quanto mi riguarda. E poi non sono neanche le migliori, c'è gente che le fa meglio di me, che senso ha cagare la mia persona a questo punto. Io ultimerò quelle cose da fare con Panasonic e gli chiederò sempre dei prodotti perché mi piacciono un sacco i loro. Ho chiesto anche ad altri, ma purtroppo ultimamente sia cinesi che altri non mi hanno cagato di striscio, oppure mi offrono le loro mezze fregature, oppure mi offrono prima tutte cagate per cercare di avermi come recensore e poi forse arrivare a qualcosa di decente, ma in realtà non arriverà mai. Il Gearbest mi ha piantato in asso così da un momento all'altro, me lo ricordo qualche tempo fa, semplicemente perché sarà arrivato qualcuno di più importante di me, o perché si sono dimenticati, o perché effettivamente si sono resi conto che continuare a regolarmi 150 euro di telefono alla volta non era molto conveniente in quanto a rientro di visualizzazioni, visto che sapete benissimo come me che le recensioni sul mio canale e anche su altri sono la cosa meno vista, soprattutto se non vi dedicate solo a quelle. Ultimamente ci sono un sacco di canali simili al mio che salgono su YouTube e non stanno facendo recensioni, quindi non credo neanche di doverci puntare più di tanto, anche perché mi scassa veramente, l'avevo detto nei video dei 50 cose, che delle recensioni me ne potrebbe fregare di meno, mi piace solo provarli, quindi se potessi riceverli e provarmeli e basta sarebbe anche la cosa più bella del mondo. Cercherò circa di eliminarle oppure di averne meno possibile. Tra l'altro non vi avevo detto che il mio S7 è in garanzia da un mese,
No, non ve l'ho detto, sto usando un Moto E da un bel pezzo, perché ok, mi hanno accettato la garanzia su una cosa che dovrei aver fatto io, solo che non l'ho fatta io. Cioè, secondo me è imputabile al fatto che quando l'hanno ricondizionato lo schermo l'hanno montato col culo, perché non capisco come sia possibile. Una volta l'ho preso e c'era una crepa che partiva proprio dal bordo senza mai essere caduto sul bordo, perché si vedrebbe, e infatti mi hanno accettato la garanzia che è dovuto andare in Inghilterra, ho pagato 17 euro di spedizione, che sono comunque 10 volte meno quello che mi costerebbe schermo più display nuovo, e niente, me lo stanno rispedendo indietro e non vedo l'ora di riaverlo. Tra l'altro guardo già con buon occhio S8, perché sì, un 5.8 e un 6.2 mi interessano molto, soprattutto perché è in una superficie piccolissima, quindi che bello, abbiamo un 5.8, abbiamo qualcosa che sfrutta il 1440p finalmente, e ce l'abbiamo nella stessa praticità o quasi che avevamo nei vecchi Samsung, quindi magnifico. Lo prenderò ricondizionato fra un anno e poi mi farò rimborsare la scatola. Oppure rischiamo di nuovo tutti assieme, andiamo su AliExpress, facciamo su un altro casino totale in cui c'è ancora gente che tutt'oggi mi piglia per il culo per il Note 5, non so per quale motivo lo facciano, siccome non ho perso un soldo e ho potuto provare un Note 5. Tu cosa hai potuto provare? Forse il Galaxy Star. Sì, ecco, il massimo cui potresti ambire. E suona, no? Bene, per questo video è tutto, penso di aver tirato anche troppo per le lunghe, ma alla gente a quanto pare interessa un sacco sentirmi parlare, visto che il video delle 50 domande ha riscosso molte più visualizzazioni di qualsiasi altro video che abbia fatto simile. E niente, ci vediamo la prossima volta con delle idee spero più decise.